Sono appena tornata dal mio negozio personale, il mio amato orticello sinergico, in cui in pochi credevano, ma come sempre ho dimostrato il contrario, e quindi che funziona benissimo e che abbiamo della verdura strepitosa. Guardate questa barba rossa. Io adoro le barbe rosse, ricchissime di antiossidante, di questo color carminio, come si dice. Zucchine, questa è già la seconda settimana che faccio la spesa in questa maniera così prospicua, diciamo, dal mio orto. Eccole qua: cetrioli, zucchine con i fiori belli, che ora devo lavare tutto e disinfettare tutto. Eccole qua: due belle romane appena raccolte, che ora sono tutte schiacciate. Eccola qua: una, eccola qua. Ebbene sì, queste zucchinelle oggi le metto nella piadina, buonissime, le scotto velocemente, mi faccio anche le barbe rosse che hanno un colore straordinario. L'avete mai cotte le barbe rosse? Perché le troviamo al supermercato precotte, no? In realtà, ecco, ma è tutta un'altra cosa, anche a sapore è tutta un'altra cosa, fidatevi di me. Eccola qua, la seconda insalatina. Poi c'erano anche le fragole, ma non ho fatto in tempo. Questa è piccolina piccolina, ma l'ho raccolta uguale, ecco. Va bene, ecco qua. Il mio orto oggi mi ha dato delle strepitose verdure ricche di milioni di nutrienti fantastici. A presto, ciao ciao. Guardate che bel rosso meraviglioso. Ecco le mie zucchine. Pronte per essere cotte. Ora passo alle coste di bietola, che mi piacciono un sacco, a cui aggiungerò anche delle foglie. Le vado anche qui a scottare leggermente, non faccio una lessatura perché gli levo tutte le proprietà e non mi piace. Mentre invece sono ricchissime, soprattutto di calcio, magnesio e potassio, ma all'interno contengono anche altre sostanze, come ad esempio il ferro. Okay? E anche le vitamine, hanno le vitamine del gruppo B, hanno i folati, quindi chi ha la mutazione MTHFR, la barba rossa, le coste, la foglia va benissimo. E la vitamina A, la vitamina K, la vitamina E sono veramente ricchissime. Quindi, quando comprate le barbe rosse, non le andate a comprare precotte, nei supermercati, ma andate in un fruttivendolo e comprate tutto. Se no, ve le coltivate nei vasi, per chi non ha il giardino come me, potete coltivarle nei vasi. Anzi, ho deciso di usare il Bimby. Sotto ho messo le coste con un po' di foglie, sopra queste tutte le foglie, così le faccio direttamente a vapore. Fine cottura, la zucchina è croccantina, quindi come vedete non è morbida morbida, ma mi va bene così. Ho aggiunto ora l'olio, quindi non faccio cuocere nell'olio, l'olio non va mai cotto, va aggiunto a fine cottura, ho aggiunto il sale rosa e ora aggiungo un pochino di paprika. Si scende, che a me mi piace tantissimo. Qui ci sta bene anche qualche fogliolina di menta, in realtà, che ho, quindi l'aggiungo. Intanto la cottura a vapore delle mie barbe rosse continua, eccolo qua, e anche le coste, eccole qua, continuano a cuocere. Ma poi si fa un bel pranzetto. Eccole pronte, ora che cosa faccio? Vado a metterle in pentola. Eccole qui. Io non ho ancora aggiunto l'olio, gli do una scottatura dopo la cottura a vapore. Aggiungo un pochino d'olietto d'oliva fatto da noi. Anche qui un pochino di sale rosa. Eccolo qua. Se volete ci si può aggiungere l'aglio, ma insomma a me non piace, quindi io non ce lo metto. Vi faccio vedere come le mangio, perché ho cucinato barbe rosse, zucchine, le coste di barbe rosse con le foglie. Ora mi scaldo una bella piadina di camut senza lievito e dentro di verdure allucinanti. Magari preparo anche una buona salsa di yogurt.
Eccola, pronta anche la salsa di yogurt, cotta la piadina di camut. La salsa l'ho fatta con un yogurt senza lattosio, ma di latte intero, del pepe bianco, del sale rosa, un pochino di olio, succo di limone. Poi c'è chi ci mette anche l'erba cipollina, in questo caso io non ce l'avevo, ma mi piace così, insieme alle barbe rosse che sono molto dolci e le zucchine anche, secondo me sarà squisita. Eccola qua! Buonissima!